Allora, dopo tanta storia e tante memorie, un pezzo del presente, come appunto si diceva, siamo davanti a Piano Terra, l'ultimo nato di questi spazi di alternativa, di resistenza che hanno caratterizzato nei decenni scorsi la storia di questo quartiere e di cui Piano Terra in qualche modo, se non nei contenuti, ma nello spirito, in qualche modo ha raccolto l'eredità. Piano Terra nasce quasi 10 anni fa, nella primavera nel 2012, è uno spazio occupato dentro l'ultimo superstite di edilizia popolare che c'è in questa via e di cui noi occupiamo appunto la parte fronte strada, un vecchio negozio. E il nome non è casuale, perché appunto nel 2012, quando una serie di collettivi, Off Topic, il Comitato No Expo, la Rete San Precario, occuparono questo spazio, intendevano connotare tutta la distanza che li separava da quella città che qui di fronte stava nascendo, dalla città dei grattacieli, dalla grande città dei fondi immobiliari e di quella narrazione che costruiva sullo sfruttamento del lavoro precario all'epoca come oggi la sua quotidianità. Negli anni Piano Terra ha un po' cambiato vesti, qualche gruppo nel frattempo non c'è più, altri ne sono subentrati. Ape nel frattempo è nata e ha casa a Piano Terra, come il Gas Valtra Insema, come Ambrose, che anche prima hanno fatto un pezzo di questo racconto. E crediamo che nel suo essere uno spazio un po' sui generis rispetto agli altri centri sociali, perché appunto è un luogo piccolo, un luogo che non si presta a serate unsa come si suol dire, ma è più per la musica jazz, per le presentazioni di libri, per l'attività laboratoriale politica e gli incontri conviviali, un luogo che cerca di essere tuttora un punto di riferimento in questo quartiere e di resistenza a quelle spinte di gentrificazione, di privatizzazione dello spazio pubblico che quotidianamente viviamo. La voglio chiudere qui perché tanto è stato detto e speriamo che tanto Piano Terra, con la sua presenza e con la storia che giorno dopo giorno vanno a costruire le realtà che lo animano, dicevo, spero che tutto quanto Piano Terra avrà da raccontare lo farà nei prossimi anni e non con la memoria del passato, ma con uno sguardo al futuro. Vi lascio solo con un ultimo spunto, mentre ci muoveremo per andare verso Isola Pepe Verde. Vi invito a guardare immediatamente sul bordo destro o sul bordo sinistro di questi due muretti che scendono a questo piazzale il significato del senso di resistenza di uno spazio come Piano Terra all'isola e tutta la differenza che esiste tra la città che vorremmo e la città che invece ci stanno costruendo. Lo dico perché per quei due targhetti si sanciscono e indicano la separazione tra la città pubblica e la città privata, tra la città di tutti e che vorremmo e la città di pochi e che non vogliamo. Grazie.